iniziamo con la Shiguruma. Partiamo da Shisenontai, quindi posizione fondamentale. Porto il piede sinistro davanti al destro e giro sul posto. Ok? Torno sempre in Shisenontai. Va bene? Poi faccio prima col destro e poi giro col sinistro. L'importante è sempre tenere Shisentai, eh? Quello che devo fare è creare spazio muovendo prima il bacino e spostando bene il piede davanti al destro. Appoggio la punta. Appoggio la punta e giro. Tac. E dall'altra parte. Ok? In questo modo. Creo spazio muovendo il bacino. Poi quando decido di girarmi, porto avanti l'anca e mi muovo. Ok? Sempre da Shisentai. Proviamo? Pronti? Via, uno, due, tre, sciolti, quattro, cinque, sei, sette, nove, 10. Ok, l'importante è che quando finisco di fare la rotazione, carico, giro, ok, quindi muovo il bacino, giro e poi quando finisco la rotazione, bam, la drizzo e butto fuori la pancia, ok? Allora, stessa cosa, stesso movimento di partenza, questa volta libero la gamba, giro sollevando il ginocchio, come fare un piccolo skip, diciamo. Giro su, che mi dà lo slancio per girarmi. Ok, destra e sinistra. Destra e sinistra, ok? Incrocio sul ginocchio, giro. Vai, pronti? Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Uno, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, quello che devo fare è sempre cercare di piegare un po' le gambe, eh? Non posso stare con le gambe completamente dritte, ma devo scendere leggermente quanto basta per liberare le vene, le anche, e poi sul ginocchio, e quando decido di chiudere, scendo verso il basso. Stessa cosa adesso. Ma andiamo subito facendo Ashiguruma sempre con lo stesso movimento. Parto sempre col sinistro, sollevo il ginocchio, raddrizzo la gamba. Quando è il momento di chiudere, giro il piede, scendo in Shisentai ancora una volta. Ok, se volete potete farlo tranquillamente anche sulla destra. Quindi sposto il sinistro davanti al destro, salgo, raddrizzo la gamba. Quando decido di chiudere, anche il piede gira verso il basso, a chiudere di nuovo la mia posizione. Ok, mi metto un attimo così magari si vede meglio. Su, giro e torno in Shisentai. Da qui, sinistro davanti al destro, salgo, chiudo la tecnica e torno in Shisentai. Ok? Pronti? Via, uno, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, sulle braccia, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bene. Ok. Addio, io non ho questa cosa. Bisogna girarsi, tirare un calcio avanti, frontale, poi girarsi di nuovo dall'altra parte. No, quello che devi fare in pratica è salire con la gamba. Qui inizia la mia tecnica. Blocco. Ok? Adesso, quando sono qua, giro il piede e chiudo la tecnica. Ok, devo rimanere un po' così con la gamba ostacolo per un secondo per poi finire
chiudendo con il piede verso il basso e tornando in shizentai. Ok, quindi devo salire verso l'alto, raddrizzo la gamba semplicemente, che qui sono già in azione di proiezione, chiudo il piede, giro, torno in shizentai. Ok? Ok, grazie. Bene. Allora adesso cambiamo, ci mettiamo un po' col bacino a muoverci in questo modo, sempre da shizentai. Ok? Allora sto girando in senso antiorario. Ok? Allora adesso facciamo lo stesso movimento di prima. Quando la gamba, quando il bacino arriva verso la gamba destra, sposto la destra, metto la sinistra come prima e giro sul posto. Quindi giro. Quando il bacino arriva sulla gamba destra, sposto la destra con un piccolo passo sinistro davanti al destro, giro e mi rimetto in shizentai. Quindi giro. Quando il bacino arriva a destra, 1-2, giro. Quando il bacino arriva sull'anca destra, sposto la destra sinistro, prendo il posto del destro e giro di nuovo e mi rimetto in shizentai. Ok? Allora, pronti? Via, 1, 2, 3, spalle dritte, solo il bacino si muove, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, ok, cambiamo, come prima, sempre col movimento del bacino, sposto sempre come abbiamo fatto fino adesso, sposto, sollevo il ginocchio, giro, sposto, sollevo il ginocchio, giro, sposto, sul ginocchio, giro sul posto, ok? Sempre quando arrivo qua, giro. Pronti? Mi raccomando, non fate questo con le spalle, ma è solo il bacino che si muove, eh? Le spalle sono ferme. Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, buono. Cambio di nuovo, come prima, muovo il bacino, sposto indietro il destro, il sinistro prende il posto del destro, lancio Shiguruma, torno sempre shizentai, ok? Allora, siamo qui, quando l'anca arriva verso destra, sposto, 1, su, lancio Shiguruma, torno e mi rimetto in shizentai, ok? Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bene, allora, ok, adesso facciamo sempre Shiguruma, facciamo 1, 2, 3, giro, facciamo destra e sinistra a Shiguruma, ok, con il passo indietro. Allora, partiamo con la gamba destra avanti, sposto la destra dietro, la sinistra prende il posto della destra, salgo con la gamba, faccio Shiguruma, torno in shizentai, mi metto in idari shizentai, quindi sinistra avanti, e lo faccio a sinistra, la destra, vado indietro con la sinistra, la destra prende il posto della sinistra, su, lancio Shiguruma, 1, 2, e su,
1, 2 e su. Sempre partendo da Migi Shizentai o Idari Shizentai. Ok? Se volete potete farlo anche sulla destra, eh? Quindi partiamo in guardia destra. Pronti? Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok. Cambiamo. Allora, partiamo da Shizentai. Allora, adesso lancio solo la gamba destra, quindi imposto solo il movimento con la sinistra e torno in Shizentai. Quindi mi abbasso un po' sulle anche, ok? Sempre a liberare il movimento della mia gamba sinistra. Salgo con la destra direttamente, chiudo e mi rimetto in Shizentai. Ok? Sempre a controllo, dell'azione. Quindi vado diretto, sposto sinistro in direzione della mia tecnica, su e poi torno in Shizentai. Su. Ok? Come tirare un calcio verso l'alto, ma che scende poi verso il basso per chiudere con la punta del piede verso la mia posizione di Shizenonte. Da qui chiudo, qui chiudo, qui chiudo. Ok, adesso ci mettiamo anche un po' le braccia, pensando un po' alle prese, va bene? Quindi tenete su bene la guardia. Pronti? Via, uno, due, sulla testa, tre, avanti la pancia, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10. Ok, quindi sono sempre fermo sul posto e uso il piede sinistro come perno. Ok, bene. Cambiamo. Allora adesso mi metto su una gamba, posizione di Hashiguruma. Allora adesso devo cercare di girare sul posto in questo modo, ok? Mi aiuto con la rotazione del piede verso il basso per darmi la spinta per girare, ok? Quindi l'anca destra è sempre quella che mi spinge e mi fa girare sul posto. Quindi la mia gamba sinistra fa da perno e io giro, 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 giro. Lascio la gamba in Hashiguruma e giro il piede verso il basso per darmi slancio nella rotazione. Ok? Bene, iniziamo. Ok, ognuno per conto suo. Via. Avanti l'anca, Devo girare verso in senso antiorario, ovviamente, Se voglio fare Hashiguruma a destra. Se la voglio fare a sinistra, giro nell'altro senso. Vai. Ok. Bene, stop. Cambiamo di nuovo. Allora, come sapete, l'entrata classica di Hashiguruma è con l'entrata inversa, no? Come abbiamo fatto più o meno fino adesso. Però in realtà poi lo si fa soltanto per una questione di distanza. Perché quando si è di fronte al compagno noi abbiamo bisogno sempre di una certa distanza per fare il nostro Hashiguruma. Ok, quindi ci spostiamo un po' lateralmente cambiando il passo, va bene? Ma non è detto che poi spesso nel randori capita di farlo in questa maniera in realtà. Quindi gamba destra avanti, giro Hashiguruma. Ok, tipo come se stessi facendo un'entrata di Taiyotoshi, per intenderci. Gamba destra avanti, giro, mi appoggio bene sulla gamba sinistra, lancio la destra, chiudo e mi metto in Shizentai.
Ok? Allora, gamba destra avanti, giro, ashigurum e torno. Gamba destra avanti, giro, ashigurum e torno. Chiudo sempre verso il basso anche con le spalle. D'accordo? Inizio con il mio squilibrio all'altezza delle mie spalle per poi chiudere verso il basso quando decido di proiettare e fare la mia tecnica. Pronti? Gamba destra avanti. Via, uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ok. Bene. Cambiamo. Lavoriamo un po' sulle opportunità, va bene? Immaginiamo il nostro compagno davanti. Allora adesso ci muoviamo con la gamba sinistra, avanti e indietro. E ok, di fronte a noi si muove con la destra, ok? Quindi la gamba perfettamente di fronte alla nostra che si sta muovendo. Ok? Allora, adesso applico ashiguruma mentre il mio compagno viene avanti con la gamba destra. Va bene. Quello che devo fare è semplicemente ruotare, ma non girare completamente, come se stessi facendo un taiotoshi per intenderci, ma giro spostando il mio piede sinistro dietro al destro. Un po' come se facessi questo movimento che ogni tanto si fa anche per Soenage, d'accordo? Giro in diagonale il piede, blocco e torno. E mi faccio il mio shiguruma. La gamba sale, blocca il ginocchio del mio compagno. Ricordatevi sempre che il mio shiguruma sul compagno parte da questa posizione e scende verso il basso. Ok? Sopra il ginocchio proprio. Va bene? È lì che lo devo fare. Allora, con l'ultima parte della caviglia vado a bloccare proprio sopra il ginocchio. Allora, Tori muove la sinistra, Uke muove la destra, giro, blocco, shiguruma, sempre pancia avanti, non indietro bacino, non fate questo lavoro, posso vedere indietro, ma pancia avanti, ok? Vai, pronti? Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, di nuovo. Allora, sempre stessa gamba, Tori muove la sinistra, Uke muove la destra. Allora, quando vado indietro scivolo con la destra, vado su e faccio il mio shiguruma mentre il mio Uke sta arretrando. Allora, guardate bene, mi metto così magari si vede meglio. Siamo qua. Preparo il mio shiguruma arretrando leggermente con la gamba destra. La sinistra prende il posto della destra. Il mio uke sta andando all'indietro. Lancio la gamba, chiudo e proietto qua di fianco a me. Ok? Allora. Quindi, Tori muove la sinistra. Uke muove la destra. Quando decido di fare il mio shiguruma, vado indietro con la destra, sparo. Ok? Da qui,
scivolo indietro con la destra, la sinistra prende il posto della destra e spara Shiguruma. Chiaro? Allora, pronti? Via! Uno! Due! Tre! Sulle braccia! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Stop! Ok! Bene, cambiamo! Allora, Tore muove la destra in questo caso, quindi Uke muove la sinistra, quindi la gamba perfettamente di fronte alla mia. Muoviamoci a gambe larghe, non a gambe chiuse, è importante. Spostate bene il peso su una gamba e su quell'altra. Ok, quando arretra con la sinistra vado a fare a Shiguruma sulla destra di Uke. Allora, che muove la destra, scusate, Tori muove la destra, Uke muove la sinistra, ok? Quando Uke sta arretrando e io sono indietro con la gamba destra, sposto la sinistra davanti alla destra e faccio il mio Shiguruma, chiaro? Allora, ripeto, Tori muove la destra, Uke muove la sinistra, quando arretra con la sinistra, applico il mio Shiguruma, ok? Me lo devo preparare prima, creo spazio con la destra per far prendere posto alla sinistra e fare il mio Shiguruma. Pronti? Via! Uno! Due! Tre! Sulle braccia! Quattro! 5 6 7 8 9 10 Stop. Ok. Bene, cambiamo di nuovo, passo laterale, una delle opportunità migliori per fare Shiguruma. Allora, Uke fa due passi, okay, due spostamenti laterali, verso la mia sinistra, quindi verso la destra di Uke, ok? Tori, un passo e il secondo prepara Shiguruma. Ok? Quindi faccio un passo laterale, uno e il secondo lo lancio, uno e il secondo lo lancio, uno e il secondo lo lancio. Cosa devo fare? Preparare subito il mio Shiguruma sul secondo passo. Quindi faccio un passo e preparo con la sinistra il piede per lanciare il mio Shiguruma a destra, ok? Allora, passo e preparo, come se volessi tirare un calcio, passo e preparo, passo e preparo, come se volessi tirare un calcio a un pallone con il collo del piede, ma la punta non deve andare poi verso l'alto, ma girare verso il basso, d'accordo? Per chiudere la tecnica, va bene? Quindi passo, blocco e giro, blocco il ginocchio e chiudo la tecnica girando verso il basso. Pronti? Via, uno, due,
2, 3, 4, 5, non abbiate fretta di girare, 6, 7, 8, 9, 10, non devo avere fretta di girare per fare shiguruma, ok? Perché c'è un istante in cui io blocco la gamba e poi decido di proiettare, finisco per proiettare, va bene? Se non blocco prima, rischio di perdere forza nella gamba e non avere più la capacità di poter spingere e lavorare sul ginocchio del mio uke, e usarlo come fulcro per poterci appunto ruotare sopra, come dice proprio la tecnica, no? Quindi guruma, no? Dai. Facciamo altre 10, sempre laterali. Pronti? Sulle braccia, fuori la pancia. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ok. Bene. Adesso c'è un pochettino di lavoro con la cintura, ok? Se avete gli elastici ancora meglio. Allora, partiamo da questa posizione, Shizentai, passo avanti, pa, giro, passo avanti, pa, giro, passo avanti destro, giro, testa bacchi normale, ok? Testa bacchi normale, blocco e torno. Aspetta che mi sposto un po' così si vede meglio. Allora, parto da Shizentai, destro, sinistro, blocco, torno, destro, sinistro, blocco, torno, destro, sinistro, blocco e torno. Ok, l'importante, quando arrivo in questa posizione, mi devo un po' appendere alla cintura, questa tira, vedete il mio gomito alto, e questa spinge. Devo rimanere appeso alla mia cintura. Pronti? Fabio? Sì. Fabio, puoi vedere un po' meglio il gioco di piedi? Ok. Allora, siamo qua. Un attimo che sposto, Parto in Shizentai. Gamba destra avanti. Giro. Ok? Testa bacchi stretto. Blocco. E torno. Pa. 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 Si vede? Pa. E giro. Ok? Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene. Allora, attenzione bene all'utilizzo delle braccia, Allora, importante, Sono qua. Pa. Vedete? Come per tirare un pugno con la destra. Un gancio, per intenderci. Questo gira. Dorso della mano rivolto bene verso l'alto. Non me lo tengo attaccato, perché io ho bisogno di tirarlo lontano il mio uke. E blocco. Faccia fuori, non indietro il sedere. Se sono qui, la mia gamba è scarica. Avanti la pancia e sulla gamba. Ok? Allora, dai, pronti, altre 10. Sempre uguali, Via, 1, 2, 3, 4, 5,
Stop, ok. Andiamo. Allora, attenzione, adesso parto, gamba destra avanti. Gamba destra avanti, Miki Shizentai. Vado indietro, incrocio e giro. Ok? Torniamo al classico. Allora, gamba destra avanti. Vado indietro con la destra. Io già inizio a tirare la mia cintura. Sinistro prende il posto del destro. Sulla gamba e finisco la mia tecnica. Non lasciate la cintura molle, gli elastici molli, eh? Sempre un po' in tensione. Quindi gamba destra avanti, giro, ashiguruma. La destra continua a spingere in direzione della tecnica, Quando chiudo la gamba, anche la destra chiude verso il basso, ok? Allora, pronti? Potete farlo anche senza cintura, ovviamente, Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Stop. Ok. Bene, dai, facciamo le altre 10. Pronti? Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Stop, ok. Bene. Ultimo. Allora, ora prendete la cintura con una sola mano, con la sinistra, e facciamo ashiguruma in questo modo, come se stessi tenendo con la mano sinistra la manica e con la destra il bavero, ok? Come a riso in alghe, per intenderci, ok? Abbiamo le dita dentro al bavero per fare questo lavoro, quindi unilaterale praticamente, no? Come se facessi riso in alghe, però facciamo shiguruma. Allora, stiamo gamba destra avanti, al retro con la sinistra, scusate, gamba destra avanti, al retro con la destra, la sinistra prende il posto della destra. Adesso con la mano prendete con le dita in basso la cintura e chiudo shiguruma. Allora, 1, 2 e chiudo, 1, 2 e chiudo, 1, 2 e chiudo, ok, in questo modo. Faccio vedere un attimo meglio la posizione delle braccia. Sono qua, gamba destra avanti, Miki Shizentai. Vado indietro con la destra e la sinistra prende il posto della destra. Preparo già con il piede in diagonale il mio shiguruma per lanciare la gamba destra. Ho già la mia bella cintura tirata. Acchiappo la cintura, sulla gamba chiudo ashiguruma. 1, 2, chiudo ashiguruma. Devo tirare, Tiro con la destra verso il basso. Ok, qui, come se volessi proiettare il mio compagno proprio di fianco alla mia gamba. Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5,
10. Vai, pronti, altri 10. Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ok. Ho spaccato il nastro. Abbiamo terminato.